Buongiorno a tutti amici del Corriere, siamo qui con Paolo Simoncelli, patron del SIC58, la scuderia di Coriano, che è impegnata sia in Moto3 che in Moto E, che ha vissuto qui a Mugello, direi, un fine settimana abbastanza positivo, anche se so che sei giustamente ambizioso, però il primo podio in Moto E per Kevin Manfredi, un mago della pioggia, e si è confermato tale. Zannoni, che sta portando a casa abbastanza punti e una certa costanza in classifica per quel che riguarda le elettriche, e finalmente una top 10 con entrambi i piloti, sia Rossi che Toba, nella Moto 3. Si può essere soddisfatti? Beh, direi di sì. Hai detto tutto. Dunque, Manfredi, veramente non l'avevo mai visto all'opera sul bagnato, però ha dimostrato di essere quello che si dice e ha fatto una gara veramente bella. E Zannoni, devo dire che ha migliorato tantissimo sul bagnato, che era il suo tallone d'Achille. È passato da un distacco al giro esagerato a appena un paio di secondi, quindi bravo anche lui. Primo podio da moto elettrica di questo campionato del mondo e siamo soddisfatti. E niente, la Moto 3 oggi, l'errore di Rossi è stato mettersi a battagliare con Suzuki all'inizio e hanno perso il treno dei primi. Sono piloti esperti tutti e due che non dovrebbero più farle queste cose. Però... Sì, con Suzuki Furusato mi sembra, erano i tre. Anche, sì, ma Furusato è ragazzo giovane, Suzuki e Rossi sono abbastanza vissuti. Quindi l'errore di tutta la gara è stato lì, poi ci hanno messo una pezza, hai detto bene, due piloti nella top 10 non è roba di tutte le domeniche, insomma. Anche perché la KTM con i vari marchi, anche CF, Husqvarna e GasGas, continua ad avere un vantaggio sulle Honda, sembra. Sì, io, no, senza sembra, questo è una cosa che non si spiega, perché le moto devono rimanere ferme al 2019. E non sembra che sia stato così, l'Honda è rimasta quella, lo so di certo, gli altri forse. Per il resto il Mugello è sempre un appuntamento bello, stamattina è stato difficile arrivare al circuito, quindi bene per loro, bene per noi, bene per tutti, se il pubblico è la vita di questo sport. Ascoltami, cosa ti aspetti per le due gare prima della sosta, Sachsenring e Assen? Guarda, Sachsenring purtroppo non ci potrò essere perché, a parte che martedì ha avuto un incidente il nostro guida in autostrada e ha distrutto una motrice e mezzo bilico, quindi già non abbiamo avuto il morto, sono stati fortunati e quindi ho delle cose da sistemare. Poi si è aggiunto un evento della Birra Flea, che è un altro grande sponsor, quindi salterò il Sassari. Ma io spero bene, perché guarda, questi due posti di oggi sembrano lontani, ma non è così, perché noi veniamo veramente da un periodo sfigato e i piloti veramente li ho visti un po' più motivati, carichi, quindi direi che la strada è giusta. Sì, Riccardo Rossi, aspettiamo tutti che esploda, sembra essere sempre sul punto di esplodere, poi qualcosa è cambiato. Intanto si porta dietro la sorella, che riesce a tenerlo tranquillo. Tranquillo. Il resto vedrai che viene da solo.